Siamo qui per raccontarvi un estratto di quello che abbiamo raccolto sul Bruscello 2017, il Bruscello che nasce nel 1939 e che ha sempre affrontato temi importanti e particolari, ma quest'anno ha messo in scena un tema a cui i poliziani sono particolarmente attaccati, la storia di Agnese, la santa poliziana. Per la direzione artistica di Franco Romani, la regia di Marco Mosconi, le musiche e la direzione musicale di Luciano Garosi e il libretto di Letizia Tofanini. Noi ci siamo interessati ad intervistare quella che è la scuola di danza École de Ballet di Sinalunga, guidata da Maria Stella Poggioni, che si è impegnata a rappresentare la novità all'interno di questo Bruscello 2017. Ha creato coreografie non solo per le ballerine e per gli allievi della sua scuola, ma anche per i grandi e piccini che partecipavano al Bruscello. Infatti la compagnia quest'anno è formata da più di 200 partecipanti. E così noi abbiamo voluto cogliere la parola di quelle che erano le giovani, le tante giovani che fanno parte di questa compagnia quest'anno, chiedendogli come è stata l'esperienza all'interno del Bruscello, ma non solo, come vivono nel mondo della danza e questa loro esperienza artistica. Siamo qui con l'École de Ballet di Sinalunga, la scuola di danza guidata, gestita dall'insegnante Maria Stella Poggioni. Allora, partiamo subito però con le domande che riguarderanno questo Bruscello e non, ma anche la vita di una ballerina in generale. Nel mondo della danza voi sapete bene che è pieno di stereotipi, no? Ci vuole una certa fisicità, una certa muscolatura, un certo collo del piede. Credete che ormai nel 2017 questi stereotipi, no, siano un po', come dire, superati? Oppure credete che una ballerina per essere considerata tale ancora debba rispettare queste regole? È una domanda molto difficile. In realtà sì, secondo me Tutto sta dal livello dal quale partiamo, nel senso che comunque per una compagnia professionista è logico che determinate caratteristiche fisiche sono necessarie. Una scuola di danza in realtà è diversa da un corpo di ballo. Una scuola di danza ha il dovere di formare i ragazzi come si presentano, quindi senza una selezione, e comunque tu gli dai una formazione, una base tecnica in grado di affrontare determinati repertori di vario genere, che sia classico, moderno, contemporaneo. Per quanto riguarda il mondo del professionismo, le doti sono fondamentali. Certo. Allora, chi è di voi che balla per passione e magari sarebbe curiosa anche di provare qualcos'altro, ma la danza la tiene quasi per le caviglie e non riesce magari a darsi ad un'altra disciplina? Magari qualcuna di voi che non avrebbe mai pensato di fare la ballerina e adesso per forza di cose si ritrova a farla. Tutti. Io suggerirei Roberta. No, ma forse tutte, anche il fatto che siamo impegnati comunque magari in diversi spettacoli, indipendentemente dal Bruscello. Prima di questo il cantiere, prima ancora altri che ci hanno impegnato comunque a Sinalunga. Quindi tutto nasce dalla passione sicuramente. Poi noi siamo un gruppo legato da veramente tanti anni, quindi magari non è solo quella che ci tiene unite, ma anche un'amicizia forte. Quindi ormai è più, cioè, un'abitudine. Non è che dico oggi vado o non vado a danza, oggi vado a danza. Quindi. E la scelta di ballare è stata vostra oppure qualcuno, per esempio la mamma innamorata della classica ballerina che si vede e ha spinto ad iscrivervi a una scuola di danza? Personalmente è stata nostra. Io avevo 3 anni quando ho cominciato danza, sono stata io che ho chiesto esplicitamente di venire a danza, comunque fare danza, e diciamo i miei genitori mi hanno sempre assecondato, certo, sulla mia richiesta, e comunque è una mia passione e ho provato, cioè all'interno ovviamente del percorso scolastico ho provato anche a fare altri sport, ma comunque ho sempre capito che la danza è la mia passione e io voglio fare danza, non voglio fare altro. Certo, giusto, mi sembrate molto decise, motivate. Determinate. Mamma mia. Allora, dunque, la vostra insegnante che è qui presente sicuramente sarà un modello per voi, no? Poi nel corso di una vita si incontrano tanti modelli. Voi la seguite dal punto di vista della disciplina sotto forma di danza oppure da quando ballate con lei avete avuto insegnamenti anche importanti dal punto di vista morale e di vita? Magari un aneddoto che vi è rimasto particolarmente, la usate anche come una sorta di sorella, no, maggiore a cui raccontare problemi, perché di solito con questa figura capita a volte. Io penso che, come ha detto Roberta prima, ormai quello che ci unisce è un legame non solo dal punto di vista della danza, di quando siamo sul palco, ma soprattutto dietro le quinte, tra virgolette, nel senso che dietro uno spettacolo non è, sì, è bello lo spettacolo in sé, ma è più bello
il prima, la preparazione, le scene in cui si fanno a danza, questo non va bene, rifacciamolo ancora, ancora. L'ultima volta. Che non è mai l'ultima volta. Certo. Quindi in realtà c'è un legame più che professionale, diciamo. Esatto, quindi l'avete presa anche come una sorta di altra famiglia, no? La vostra, il vostro gruppo di danza. Sì. Anche perché loro è un gruppo comunque che danza insieme da più di 10 anni, quindi sono cresciute insieme. Che bello, quindi avete avuto nuovi arrivi, vecchi arrivi, però quelle veterane siete rimaste voi in poche parole. Esatto, esatto, tante, esatto, tante. Ma noi siamo anche andati a scuola insieme. Esatto, quindi... elementari, medie. Quindi non riuscireste mai ad abbandonare il gruppo danza, è una cosa, esatto, molto difficile. Allora, qual è l'esibizione che vi è rimasta di più nel cuore in questi anni di danza? C'era a vederla questa esibizione. Sì, anche perché per una volta ci siamo sentite particolarmente parte di qualcosa di veramente grande, nonostante tutte le esibizioni che si sono fatte quest'estate, ne abbiamo fatte tante e abbiamo partecipato anche ad altre edizioni del cantiere, però certo, quest'anno ci è rimasta particolarmente perché a parte... Avete espresso un bel messaggio quest'anno, cioè avevate una grande responsabilità. Riuscita perfettamente perché ero tra il pubblico e ve lo posso garantire, anzi ho scritto anche qualcos'altro su quel balletto, quindi comunque quella è l'esperienza più bella che avete fatto ultimamente. Bene, e quindi se vi chiedo qual è il posto più bello dove vi siete esibite, Montepulciano. Perfetto. E invece, però, è una domanda che si collega alle altre due, chiaramente, perché se no... Quindi, quella del cantiere mi pare di capire che è la coreografia che vi ha insegnato di più, probabilmente. E vi ha insegnato di più dal punto di vista tecnico, maggiormente, perché magari c'erano dei passi più difficili, o per il messaggio difficile che dovevate trasmettere a chiara tra il pubblico? Più il messaggio, perché fondamentalmente di passi tecnici ce n'era molto poco. Si andava molto a... l'espressività che ognuno di noi poteva dare all'interno del balletto e infatti c'è all'interno appunto delle tre coreografie, della coreografia che poi era divisa in tre parti, ognuno ha espresso quello che più si sentiva cucito addosso. Nell'esempio del nero ovviamente hanno ballato delle ragazze che magari si sentivano più partecipi all'interno di quel balletto, mentre magari nel giallo e nel bianco comunque chi riusciva ad esprimere più il messaggio che si voleva dare. Gli elementi tecnici erano molto facili, diciamo. Ovviamente la coreografia era complessa, ma come elementi tecnici si riusciva comunque a eseguire bene. Era la nostra portata. Ok. Sì. Stato, secondo me, negli elementi tecnici che comunque erano relativamente facili di farli tutti insieme all'unisono perfettamente senza un no, quel braccio più giù. E quando, vi sentite realizzate più quando imparate dal punto di vista di una coreografia un passo tecnicamente difficile oppure un messaggio tecnicamente difficile da esprimere? Un messaggio, perché poi è molto più emozionante prima, quando la gente ti ferma e ti dice oddio, ho visto lo spettacolo, eravate bellissimi, è stato fantastico. Quindi sì, esatto. Quindi è più soddisfacente da quel punto di vista. Allora, e conoscevate il Bruscello dove ci troviamo adesso prima di parteciparvi oppure avete iniziato a conoscere le parti del Bruscello quando avete iniziato a ballarci? Io non ne avevo mai sentito parlare, l'ho conosciuto proprio quest'anno venendo. Sì, anch'io. E ha rispecchiato quelle che sono le vostre aspettative oppure non è stato così? Non lo so. Vi è sembrata una cosa strana rispetto a quello che fate di solito oppure chiaramente diversa? Sì, questo il Bruscello è più una cosa popolare che si fa come tradizione del paese, mentre sempre prendendo per esempio il cantiere è una cosa cioè, molto più in alto, però sì, si fa sempre volentieri ed è certo, una cosa carina. Sono due cose diverse, è importante mettersi alla prova comunque, in entrambe. Stare insieme. Ok. E
chi è che, come prospettiva per il futuro, si immagina su un palco, anche per dare una soddisfazione alla vostra insegnante, più grande, che non sia quello di un teatro di provincia, ma magari un teatro... Magari non noi. Allora, un nostro alunno proprio quest'anno è partito, proprio subito dopo l'ultima esibizione, e per l'Atlantic City Ballet. Ah! Che hai detto niente! Per un praticantato, e lui è stato, ha studiato con noi per 10 anni, in più faceva anche Arezzo liceo atletico e ha preparato varie audizioni e è stato preso come praticantato quest'anno. Rende fiera anche, penso, quella che è un insegnante, poi dal punto di vista morale e anche dell'etica di quella che è la scuola di danza. E passiamo proprio a fare qualche domanda all'insegnante, no? Perché comunque sia la vostra guida, la vostra spalla ha bisogno di essere intervistata per prima. Maria Stella, com'è che hai deciso, hai avuto la scelta, che è una scelta coraggiosa, di dedicarti al mondo della danza e di essere quella che è una guida per delle ragazze così, che Ma poi ti seguono in tutto? Ma io ho scelto molto presto, in realtà. E la carriera di danzatore non mi ha mai entusiasmato più di tanto, perché comunque a me piace la coreografia, l'insegnamento e stare con i ragazzi, e quindi ho scelto subito il percorso per l'insegnamento, ovviamente dopo aver dato gli esami di tecnica che ti danno accesso al corso di diploma per l'insegnamento della Royal Academy e la certificazione, il Certificate in Teaching Ballet Studies, cioè proprio nell'insegnamento della danza classica in particolare. Quindi è un percorso molto accademico, certo, serio, perché comunque sia la responsabilità di avere delle classi di ragazzi in crescita è grande, sono dei corpi in crescita, anche delle menti in crescita, e quindi devi avere le conoscenze necessarie per affrontare questo tipo di lavoro. E c'è stato qualche ostacolo all'inizio prima di creare quella che poi è la scuola di danza che hai creato ora? Ma in realtà no, perché sono sempre stata determinata a questa scelta. Posso dire una cosa a proposito? Sì. Che comunque, cioè, lei ha fatto tutto da sola, no? Quindi c'ha una scuola di danza con tanti alunni che tira su da sola, che non è una cosa comunque comune, perché ci sono tante scuole che magari presentano comunque più insegnanti, magari di diverse discipline, mentre lei invece insegna tante discipline a tanti allievi, quindi anche per questo è un punto di riferimento. Certo. E la soddisfazione più grande che ti ricordi, che ti è rimasta impressa nella mente da quando hai la scuola di danza, l'emozione più grande che hai vissuto dopo un tuo lavoro? Ma le soddisfazioni sono sempre, certo, tante, ma tutti i giorni, perché appunto vedere comunque gli allievi crescere da quando sono all'asilo e portarseli dietro fino all'università alla fine, certo, è comunque una soddisfazione quotidiana, ecco, è una cosa che non è molto comune e quindi ecco, è una cosa di grande soddisfazione. Cosa vi ha insegnato questo Bruscello in una parola semplice? A partecipare con tante persone, abbiamo mai ballato così tante e con così tante persone diverse, sia di diverse età, con tante persone diverse. Sono riusciti bene a integrarsi all'interno di numerosi gruppi, perché comunque nella nostra scuola 15 persone massimo un gruppo, invece ritrovarsi, certo, in una realtà in cui le persone sono molte di più, magari 50-60, cioè è un bel ostacolo da affrontare, e comunque siamo riuscite bene ad amalgamarci, e comunque a me questa cosa mi è rimasta comunque da questa esperienza. Certo, allora io cosa vi dico? In bocca al lupo per questa sera, noi vedremo la vostra esibizione. Niente, l'intervista è finita, quindi andate in pace. Grazie ragazzi.